Il programma è realizzato in collaborazione con Zenato Azienda Vitivinicola, Turri Olio di Frantoio dal 1951. Bellini, particolare e inconfondibile. Ve lo diciamo subito, oggi sarà non una sinfonia ma un'esplosione di sapori, perché c'è di mezzo un vulcano, di riso venere con un ingrediente particolare come lo zafferano, il pesce di mare, moscardini e quant'altro. Insomma, un'altra delle magie che Massimo e Anna ci regaleranno per un primo a dir poco eccezionale, che ben si sposa tra l'altro con l'arrivo dell'estate, perché no? Vediamo subito allora quali sono gli ingredienti per questa ricetta straordinaria. 320 g di riso venere, erba cipollina, scalogno, aglio, 200 g di moscardini, 200 g di seppioline, 150 g di code di gambero sgusciate, 150 g di capesante, 300 g di polpa di pomodori pachino, 2 bustine di zafferano, olio, pepe, olio extravergine del Garda. Un vulcano, un'esplosione di sapori. Una bella mescolatina, tostiamo bene il nostro riso venere. Un po' di scalogno, mettici pure un po' di carote e un po' di sedano, è la base per una zuppa di pesce, quindi siamo comunque generosi come contributo di verdure in questo caso, ma ci sta. Bene, allora, carote, perché poi andremo a inserire dentro principalmente sedano, molluschi, crostacei, cose semplici, gamberone, magari qualche capesanta. Quindi, è un piatto tra l'altro abbinato. Questi cosa sono? Abbinato. Moscardini? Sì. Ecco, allora, moscardini a crudo dentro. Dentro, perfetto. Sai che ha un tempo di cottura lungo? Quindi servono tutti quei 25 minuti. Certo che lo anche sapevo. Se sono piccolini. Queste sono delle seppioline, scusami. Seppioline. I moscardini sono qua. Ah, andiamo a inserirli dentro. Dai, subito inserendo dentro del pomodoro. Quindi pomodoro. Modi pelati. Andiamo a inserire tutti. Mi sta piacendo. Aspettiamo, questo vero, piatto, per la capesante ai gamberi, cosa dici te? Vediamo se sei sì, imparato aspettiamo. Bene. Meglio, perfetto. Allora mescola pure, alza pure la fiamma. Mi sta piacendo questo piatto però, Ma è un piatto appetitoso, vero? Direi di sì. Adesso andiamo un po' a caratterizzare con dello zafferano, va bene? Un po' esotico, un po'... Allora, guarda, come inseriamo? Inseriamo 2 bustine, possono bastare. Lo sai che non possiamo porlo direttamente, vero? Ah no? No, dobbiamo sciogliere con un po' di acqua, altrimenti va a rischio di concentrarsi solamente, magari, non so, un angolino. Non va bene, va diluito bene. Passami un po' l'acqua per cortesia. Questa? Anche sì, il mestolino è sufficiente di brodo, allora a questo punto. Bene, lo sciogliamo. Veramente, io devo ancora capire come fai a fare dei piatti di e questo voilà. tipo in 5 minuti. Per me è un mistero, ma come fai a inventarteli? In realtà, allora, c'è dimestichezza, poi in realtà qua non ci vogliono 5 minuti, ma abbiamo bisogno di una mezz'oretta, perché vuoi o non sì, vuoi, però... il riso deve cuocere. Le seppioline, i moscardini, come in ti dico in ogni caso comunque, semplici, cioè di grande effetto, sì. ma semplici. Infatti come vedi non è che usato il polipo, cioè quando usi prodotti teneri, anche il pesce, il moscardino, la seppiolina piccola, hanno tempi di cottura più brevi. Allora io direi una presina di sale, la possiamo inserire, vediamo se ci siamo dimenticati qualcosa, carote, cipolle, sedano. Mancano le capesante. Un po' di aglio, cerca l'aglio, vediamo se riesci, non è un'impresa facile. Perché hai le seppioline? Aspetta, mi devi togliere l'aglio perché poi comunque, brava, una, ce n'erano due. Poggia pure qua. No, guarda. Qua. Poggia pure lì. Un po' di ordine, è il momento. Cerca l'intruso. Esatto. Inseriamo dentro i gamberetti sgusciati. In realtà li vedi grigi, sono delle piccole mazzancole, come varietà. E qui delle capesante, piccoline e dolci. Quindi un po' di mescola, pesciolino. Perfetto, li dai giusto quei 2 minuti. Ma sarà anche un po' afrodisiaco questo piatto? Lo zafferano sì, è uno degli elementi indicati come afrodisiaco, però in realtà stringi, Anna. Cioè, c'è poco di afrodisiaco nelle pietanze, c'è qualcuno che ci induce dettata dal fatto della provenienza al limite, però. Bene, Anna, siamo pronti. Eccoci qui. Allora, guarda, procediamo in questo modo. Al centro la zuppa. Buonissima, così generoso. Guarda, questa ti invita a fare la scarpetta anche proprio con la fettina di pane tostato. La prossima volta ci mettiamo. Non ho problemi. Perché ormai è tardi, altrimenti un crostino di pane con l'aglio e l'olio di oliva gardesano
ci starebbe giusto giusto. A sto punto siete stati generosi, riprendiamo il riso venere che comunque appositamente l'ho tenuto molto asciutto, vero? Perché altrimenti cosa succede? Lo mettiamo al centro, facciamo il vulcano. Che bello questo piatto, mi piace molto. Troppo bello. No, perché è bello anche da vedere, non solo buono. Pomodorino sopra. Insomma, sembra un piatto da mangiare un po' a lume di candela, magari in un bel giardino come, come Villa Pellegrini Cipolla. A proposito, ma sì, fai dai, piatto romantico possiamo cipolla, dire. Dici. Ma allora, l'ultima edizione è stata un successo, la Carmen con la cucina spagnola, e ti dico che la prossima volta abbiamo cucina giapponese, quindi una buona frittura sicuramente, e indubbiamente sushi, sashimi, quindi pesce crudo, posizioni giusti, vini buoni. E l'opera. Poi in una cucina, in una. A proposito, vieni questa volta, vero? Perché so. Bene, perfetto. Va bene. D'accordo. Allora. Un po' Stefano che vino ci consiglia con questo piattino. Riso venere, pesce. Vediamo. Chissà. Vediamo. Guarda Massimo, un piatto così importante merita un bianco importante. Io sceglierei il Lugana Riserva di Zenato, perché questo vino è fatto con una selezione particolare di uve dai migliori vigneti, un cru. Un vino che racchiude in sé tutta la ricchezza delle essenze aromatiche del Lugana coltivato nella zona di Peschiera. Credo che sia uno dei vini che meglio simboleggia l'enologia di quella zona e credo che si sposi quindi perfettamente con il riso venere e con tutto questo stupendo contorno di pesce. Proprio bravi, ti manca l'anna, vero? Grazie, grazie Stefano. L'incontro c'è e poi diciamo che il piatto preferito dell'anna è Lugana, il vino preferito da me medesimo e quindi diciamo perfetto, no? Un po' di olio giusto perché anche lì l'olio gardesano delicato del Garda, ci sta un caffettino alla fine era di sì, come tocca vita te, anch'io ti tocca anche offrirmi il caffè, che pensavo la cena, ma un'altra volta. Ci vediamo la settimana prossima, sempre Sinfonia dei Sapori, o guardateci su YouTube, basta che digitate il titolo della trasmissione. Arrivederci, salute. Particolare e inconfondibile. Zenato azienda vitivinicola. Turri, olio di frantoio dal 1951. Vi ringraziano per l'ascolto.